Buongiorno, eccoci al secondo appuntamento di questa domenica. Si creano sempre delle strane connessioni non volute, devo dire, a tavolino tra queste lezioni. Nella precedente la parola cornice è stata utilizzata più volte, anche rompere la cornice, far emergere la cornice, eccetera, che è un po' il tema al centro di questa lezione complessa, perché diciamo l'autore che ho invitato, Luca Borriello, e ne sono felice, a sua volta ha invitato altri due autori a discutere di città, creatività e contemporaneo. Insomma, avremo con noi anche come discussant Claudia Pecoraro, che insomma collabora con il Museo delle Periferie e è stata molto utile e preziosa nell'esperienza di Magrasilo, è un'esperta anche lei di cornici, si occupa di museologia e quindi poi porrà delle questioni ai nostri ospiti. Io non so poi se questa Lex diventerà come dire, un dibattito frenetico, seguiremo degli andamenti. Ho visto che ci sono anche dei capitoli in questo dibattito, intelaiature, cornici e fuori quadro. Ecco, diciamo intanto la prima domanda che faccio a Luca Borriello, che poi presenterà meglio gli altri ospiti. Luca Borriello viene dagli studi antropologici e dalla storia dell'arte, dirige l'Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana e ha un curriculum che non posso, come dire, esaurire perché è lunghissimo, quindi invito tutti a leggerlo perché diciamo fa mille cose ed è molto presente, insomma. Ecco, però la prima domanda che mi viene da porre a Luca, passandogli la parola anche per presentare Federico Toso e Luca Basilico, che sono gli altri due ospiti che sono molto felice di avere oggi con noi, ecco, è perché ci siamo concentrati su tutto meno sul quadro. Buongiorno. Buongiorno a te, Giorgio, grazie direttore di questo invito. Siamo contentissimi di partecipare a questo programma di lezioni. Il tema delle periferie lo decliniamo in senso di creatività e arte urbana nel rapporto che c'è tra diverse dimensioni dello spazio pubblico, alcune forme di esercizio di localizzazione, altre cose che ci diremo. In effetti imprevisto, ma veramente piacevole, è stato poter invitare, poter ricevere anche conferma di partecipazione da due amici, due colleghi, due corniciai, come si diceva questa mattina in chat, ma soprattutto due professionisti della creatività contemporanea in città, diverso titolo. Luca Basilico, coordinatore del settore skateboarding della FISR del CONI, e Federico Toso della Federazione Nazionale Artisti di Strada, che si occupa di arte di strada e spettacolo di strada, come dire performance, session sportive e quello che mi corrisponde, creatività urbana. Con questa espressione diciamo arbitraria, provvisoria, ma funzionale, teniamo dentro il writing, la street art e il nuovo muralismo, insomma degli ultimi 10 anni. Pregherei a questo punto, portandoci alla prima di queste sessioni, al primo capitolo, come diceva il direttore, di favorirci la slide che abbiamo predisposto come cover del primo round. Quindi avremo 3 round e ci passeremo la parola. Un talk così, un canto a 3 voci, ci sembrava interessante per riflettere sulle cornici e provare anche a scardinarne le più severe forme, intelaiature. Cosa ci dice il rapporto tra centro e periferia con l'excursus piuttosto recente sulle nuove centralità, come fosse un'alternativa policentrica, preferibile, diffusa, vivibile? Ci dice che nel rispetto ovviamente dell'istituzione museale e soprattutto di ciò che è la costituzione di un oggetto d'arte quale il quadro, classicamente inteso. È ormai stabile la riflessione che esista o sia esistita una isola estetica, che è ciò che c'è dentro un'intelaiatura, e l'universo sensibile verso cui margini si sprigiona tutto quanto possiamo esperire al di fuori di ciò che si ritiene arte. Questo lo sosteneva anche Magritte, esattamente con le stesse espressioni. Chiaramente riflettiamo sullo spazio, sul luogo, in effetti la contraddizione o la possibilità, come dire, di contemperare l'uno e l'altro ci rimanda a riflessioni antropologiche che qui non trovano tempo e modo di essere snocciolate, ma la dimensione dello spazio nella città diventa spazio urbano, la localizzazione, quindi la possibilità di incorniciare in qualche modo una porzione di questo spazio determina un luogo, se vogliamo, quindi spazio versus luogo o insieme al luogo, e spazio urbano e luogo urbano. Ci sono formalizzazioni all'interno dei luoghi che determinano un certo esercizio, forse anche creativo, ma costipato, costretto all'interno di quel severo incrocio ortogonale di assi che porta una cornice a essere solida, a essere necessaria. E quindi mi ha sempre sorpreso che al principio del Novecento ancora Simmel dibattesse su quanto la cornice fosse un oggetto neutro necessario perché separa certe parti, quindi da dentro, insomma, l'isola estetica perché la costituisce, e all'esterno tutto il resto. Questo messo in orizzontale su una distesa in piano costituisce il museo, costituisce la chiesa, lo spazio sacro, ci entri ed è sacro, ne rimani fuori ed è profano. Questo, voglio dire, è una dimensione discussiva estremamente ampia. Magritte viene superato, cioè Simmel viene superato da Magritte nella riflessione sull'elemento cornice. Quindi l'informalità, lo stare un attimo fuori della forma che costituisce la cornice, come se pertenesse più allo spazio rispetto a un esercizio che viene localizzato, quindi messo in un luogo, sebbene creativo, più ancora artistico, e questo ci rimanda tutto quello che di arte viene espresso nello spazio pubblico. Ora, arte nello spazio pubblico affina al senso della creatività urbana di cui si occupa il nostro osservatorio, nello specifico dell'effervescenza del writing, il fenomeno malamente detto dei graffiti, e chiaramente la street art nella sua più peculiare capacità produttiva, e poi chiaramente il muralismo con dinamiche che sono tra il legale e l'illegale, l'autorizzato e il non autorizzato, il messo in cornice e il non messo in cornice. L'idea di oggi è anche riflettere su quale informazione, quale formazione, quale trasformazione. Evidentemente alcuni fenomeni che sono nati informali poiché negli spazi iniziano a vivere, non dico necessariamente subito a subire, all'interno di localizzazioni, quindi nella messa in cornice. Sappiamo benissimo che il fenomeno cosiddetto dei graffiti, la street art, espressioni affini di urban art sono per loro stessa natura fuggevoli, ad libitum, si distribuiscono in qualche modo come si vuole, dove si vuole, quindi sfuggono al tempo e allo spazio precostituiti, trasformano l'intera città, lo spazio pubblico, in pezzi, si diceva, richiamando l'espressione pezzi, che è un modo anche pieces di chiamare soprattutto le produzioni di writing, piuttosto che anche di street art, se vogliamo, di opere, ecco, detto più compiutamente. Per cui la capacità di ridurre una città in pezzi, non nel senso del bombardamento di firme, di immagini, di applicazioni, quali sticker, stencil e altre capacità espressive degli artisti urbani, è tipica di questo fenomeno che fa probabilmente nascero da conferma una dimensione telestetica, si direbbe, cioè la necessità che la fruizione di questa produzione disseminata in città in maniera imprevista e impertinente possa essere vissuta esattamente calzati o attraversando lo stesso spazio, lo stesso volume che ha consentito l'esperienza della produzione, non tanto e solo la produzione materiale in sé. L'imprevista impertinenza crediamo che sia un paradigma da dover assumere nella lettura di questo fenomeno, nella sua particolarità di presentarsi sulle cornici, in bilico, al di qua, al di là, sopra, sotto, non necessariamente da subito contro le cornici. L'azione clastica contro gli incroci, incastri ortogonali è un'azione che è successiva, probabilmente la si dice come antiaccademica, laddove l'accademia è la cornice. Più che altro sono fenomeni che nascono informali e quindi sono anaccademici, non conoscono e quindi non subiscono la cornice, la subiscono solo se l'intelaiatura inizia a stare troppo stretta intorno. Questo è un qualcosa che probabilmente riguarda anche l'attraversare lo spazio urbano in modi differenti dal produrre arte visiva e magari appartiene anche alla capacità di tracciare percorsi, come accade nello skateboarding. Chiederei a Luca Basilico una riflessione. Sicuramente, buongiorno a tutti innanzitutto e grazie per questo invito molto molto gradito. Lo skateboarding e la sua presenza, sulle strade nella città è una storia che ha ormai una datazione abbastanza precisa, una storia che inizia nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, diciamo così, quindi verso la metà degli anni 70. Il modo in cui gli skater si sono affacciati alla strada e agli spazi urbani ricalca un po' anche quella che è la nascita dello skateboarding, spontanea. Una storia di adattamento. Si parte dal prendere le rotelle che stavano sotto i pattini di quei tempi e appiccicarle poi di conseguenza sotto quelli che negli Stati Uniti chiamano i 2x4, che sono questi assi di legno standardizzate nelle loro proporzioni e forme che gli americani usano per costruire le case. Da lì diciamo che il fenomeno cresce, un gioco, un passatempo. In realtà credo che nessuno, almeno in quella fase, mai si sia posto il problema. Quello che succede poi è che chiaramente aprendosi un po' una moda, diffondendosi il fenomeno nel corso degli anni 60 e 70, quantomeno all'inizio degli anni 70, c'è un vero e proprio primo tentativo di rendere conforme, quindi di identificare un contenitore e un contenuto. Che contenitore che possono essere i primi skatepark che nascono, che portano via gli skater, diciamo così, dai marciapiedi e dagli spazi informali, è un contenuto che è, diciamo, la creazione di, partendo da quello che era un passatempo un po' così amorfo, difficile da capire, la creazione di una sorta di sport. E questo è quello che è interessante del fenomeno dello skateboarding, che fin da quei tempi stenta ad essere contenuto, stenta a lasciarsi definire, stenta a trovare qualcuno che sia in grado di dettare delle regole ed imporle. E quindi si va avanti nella storia dello skateboarding e si nota come comunque a lato di questi impianti così anche un po' rudimentali, se vogliamo, che erano quelli degli anni 70, comunque c'è una energia che tracima, e ritorna nelle strade, ritorna nei lotti abbandonati, ritorna in quelle aree della città che per il degrado, per la loro posizione, per la loro conformazione, non avevano uso particolare, erano stati abbandonati. Credo che chiunque abbia speso qualche minuto cercando di capire qualcosa della storia dello skateboarding sia incappato nella storia di Dogtown, che era questa area abbandonata, questa serie di blocks abbandonati che stavano tra Venice e Santa Monica, che negli anni 70, quantomeno intorno alla metà degli anni 70, un po' vittima un po' congiunta della crisi economica e un po' di, diciamo così, sconvolgimenti immobiliari in corso nella Los Angeles del tempo, avevano prodotto una serie di zone e di aree decadute, diciamo così, dove numerose erano le case alla californiana con queste piscine che erano state abbandonate. E lì comincia questo fenomeno del, come dicono sempre gli statunitensi, del jumping the fence, questa idea di saltare la recinzione, di invadere il privato, anche se un privato abbandonato, però comunque andare a riappropriarsi di luoghi inutili, e dare loro un significato nuovo ed importante, quantomeno dal punto di vista soggettivo di chi salta, diciamo così. E questo è un passaggio veramente importante e fondativo dello skateboarding. Diciamo che si comincia lì a identificare quel momento e quel punto di rottura che afferma definitivamente che lo skateboarding non è solo uno sport, non può essere contenuto, non può essere messo dentro uno skatepark, dentro un impianto sportivo, sia a livello fisico che concettuale. Da lì le cose poi sono cambiate ancora. Lo skateboarding ha perso di popolarità, gli skatepark, quelli degli anni 70, in cemento, sono andati a finire travolti da una serie di cause per infortuni, insomma, una serie di aneddoti, dettagli che non vale neanche la pena andare troppo ad analizzare. Però quello che succede è che con l'inizio degli anni 80, quello che era tutto un movimento sportivizzante, una forza sportivizzante, diciamo così, che stava istituzionalizzante, che stava spingendo lo skateboarding in una determinata direzione, svanisce e gli skater si ritrovano nuovamente soli a decidere delle sorti dello skateboarding e di quello che piace loro fare dello skateboarding, e si trovano a farlo non più in un luogo costruito ad arte, pensato per lo skateboarding, ma si trovano a farlo in città. Ed è proprio in questo momento, all'inizio degli anni 80, che la cultura dello skateboarding diventa sottocultura, definitivamente. Si avvicina al tempo, al movimento punk, con tutte le sue forme, i suoi codici, ma più che altro ne assorbe l'etica del do it yourself, del nessuno lo farà per te, di conseguenza è meglio che tu lo faccia da solo. E questo si applica un po' ad ogni ambito della nostra disciplina, del nostro movimento. Non ultimo il fatto di cominciare a sviluppare, a farlo definitivamente, questa percezione dello spazio, delle forme architettoniche della città e la loro reinterpretazione. Si vanno a cercare tutti quei piani inclinati, tutte quelle salitine, tutte quelle strutture architettoniche che ad uno sguardo, diciamo così, non esperto, non specializzato, sfuggono, sembrano insignificanti. Gli skater cominciano ad andare in giro per le città e notare tutto quello che può essere reinterpretato, anzi il contrario ancora, a essere richiamati dalle forme della città che suscitano una possibilità, un'interpretazione, una via di utilizzo diversa da quello per cui erano state concepite. Poi da lì succedono tante cose, peraltro parte anche un movimento di autocostruzione che comincia con queste rampe in legno, le half pipe, che si costruiscono nei giardini di casa, diventano luoghi di ritrovo. Poi da queste half pipe di legno si comincia ad andare a ricostruire in cemento. A metà degli anni 90 parte un movimento globale di autocostruzione che va negli angoli più sporchi e dimenticati delle città, sotto i ponti, a costruire skatepark completamente non codificati, completamente improvvisati, ma che diventano realtà, punti di aggregazione, punti di rinascita sociale per i quartieri degradati. Qui l'esperimento di Portland con il suo Burnside ha fatto scuola già a partire appunto da metà anni 90 e ha scatenato un movimento per cui si è cominciato a riconoscere negli skater e nel movimento dello skateboarding una sorta di funzione sociale. È una funzione sociale che è quella di andare a prendere luoghi che sono diventati inutili, luoghi di degrado, luoghi che non servono più a nessuno, ci si rende conto che nel momento in cui il non luogo torna ad avere una funzione, prende vita e torna ad essere un punto focale di aggregazione, un punto di crescita, un punto di valorizzazione della propria esistenza nello spazio. C'è una cosa che a me piace ricordare, piace far notare. Noi nello skateboarding da sempre tutti si riferiscono ai luoghi della città dove si va a fare skateboarding come spot, che nella lingua inglese vuole dire ad un certo punto sia luogo che macchia, volendo, tra i vari significati che ha la parola. E andando a guardare come, diciamo, il concetto viene anche descritto nel dizionario, ci si riferisce allo spot come a una piccola area che ha caratteristiche diverse, un colore diverso, o che comunque viene percepita differentemente dalla superficie su cui si trova. E io credo che gli skater riescano a fare questo nella città, ad individuare luoghi che sentono diversi rispetto al contesto, perché in quei luoghi riescono a individuare un utilizzo. E in questo atto li elevano. Poi c'è tutto il discorso degli spazi più formali, degli skatepark, e di come questi si inseriscono nel tessuto della città, ma anche nel tessuto sociale. Molto spesso chi da un punto di vista di un approccio sportivo, soprattutto negli ultimi anni, si affaccia al concetto di skatepark, e qui parlo sia degli operatori dello sport che degli amministratori pubblici, spesso in maniera molto limitante concepiscono gli skatepark come impianti sportivi, che è probabilmente la cosa più riduttiva che si possa pensare. Gli skatepark, quando vengono bene concepiti, sono integrati nel tessuto sociale della città, sono integrati nello spazio che li circonda, non hanno confini con quello che li circonda, non hanno recinzioni. Sono una sorta di piazza dove gli skater sono degli pseudosportivi, diciamo così, in senso positivo, che non vanno ad allenarsi, ma vanno a vivere lo spazio che è stato creato ispirandosi a quello che è la loro maniera di interpretare il mondo che li circonda. Tutti gli skatepark sono diversi e un buono skatepark è pensato per fornire la possibilità agli skater di interpretare le forme e trovarne nuovi utilizzi. E questo chiude, diciamo così, il circolo della storia dello skateboarding e il suo inserimento negli spazi pubblici, dove si parte da un tentativo di sportivizzare, comprimere e definire lo skateboarding, e si arriva al punto in cui lo skateboarding comincia a ridefinire, al contrario, gli spazi della città, rendendoli qualcosa di diverso e di più malleabile. E qui si entra in tutto il capitolo della vita attiva nello spazio urbano, dove si va a individuare spazi come luoghi aperti e interpretabili. E credo che questo un po' unisca tutti noi qua. Grazie Luca. Federico. Wow, che introduzione. Adesso me l'avete resa complicata. Allora, intanto ringrazio di questo spazio, ringrazio Giorgio, ringrazio Claudia, ringrazio il Museo delle Periferie, sicuramente Luca Borriello che insomma, ha avuto questa splendida idea di mettere insieme tre voci diverse, un po' borderline, con una visione sulle città, sugli spazi urbani, che in verità nelle chiacchierate che ci siamo fatti di preparazione a questo incontro ha stimolato soprattutto noi ad approfondire determinate cose cambiando il punto di vista. E poi ho visto ci sono delle due interessanti domande che vengono dalla diretta che adesso vorrei utilizzare anche per partire bene. Allora, prima di andare a rivedere quell'immagine da cui siamo partiti, che era, pensavo di iniziare così, faccio un passo indietro, perché è stata fatta una domanda che la cornice è neutra, in verità la risposta è chiaramente no, nel senso anche perché per noi ad esempio la prima cornice è la parola. Quando in Italia si parla di arte di strada, tendenzialmente per chi non appartiene a questo mondo c'è una visione abbastanza vaga, onnicomprensiva di artisti che incontriamo per la nostra strada e fanno capper, fa spettacolo, noi ci possiamo fermare, non ci fermiamo. È lo stesso, però quella è l'arte di strada. In verità l'arte di strada, appunto la parola arte di strada è una cornice che individua e limita quello che è in effetti il rapporto tra l'arte e lo spazio pubblico, dentro cui l'arte di strada è un pezzo del tutto. Quindi la cornice non è neutra perché la prima cornice, la parola arte di strada, già non racconta quello che l'arte di strada è o può essere nel suo sviluppo. E l'altra cosa è che, ad esempio, un'altra cornice è la data, la data di inizio, ad esempio, rispetto ai racconti che mi hanno preceduto, io non posso parlare di una data di inizio dell'arte di strada come fenomeno, perché l'arte di strada è il luogo che accoglie un'espressione artistica. Di chi è questa espressione artistica? Allora, adesso se Fabrizio ci manda la foto, prende il tema delle cornici, la foto è una foto di uno spazio pubblico, meglio ancora di una piazza, così prendo al volo il canto, la volée che mi ha passato Luca Basilico. E che cos'è questo? Questa è una foto presa durante un festival, il Bracollanti Festival, che è il festival... Era, perché poi insomma, è rimasto parte dell'esperienza della città di Ferrara, era il festival del teatro sui trampoli, quindi una cornice ben stretta di tutto quello che era il teatro fatto con l'uso dei trampoli. Da queste immagini ci sono, quindi la prima cornice che noi vediamo è la piazza, no? La piazza che raccoglie il pubblico, raccoglie lo spettacolo. Se allunghiamo lo sguardo, quindi prima parlavo di punto di vista, e anche il punto di fuoco. Se allungo lo sguardo vado oltre, no? Vedo un cielo, vedo, volendo, se proprio voglio farla lunga, tutta la componente metafisica che va al di là dello spazio, che è l'oltrespazio, componente metafisica che è parte dell'azione artistica e della creazione, della costruzione, della visione di se stessi come artisti all'interno della comunità. Se invece accorcio il fuoco, trovo, sì, c'è la piazza, ci sono gli elementi della piazza, c'è il pubblico che diventa una cornice, ed è la prima cornice, ad esempio, che va a incidere sulla definizione di arte di strada, che cos'è e che cosa non è, e arrivo allo spettacolo, dove anche il costume stesso diventa una cornice. Ora, di quale cornice posso parlare se di fatto a seconda della lunghezza, della lunghezza focale cambiano le cornici di cui parliamo? Perché dicevo il pubblico è già una cornice. Il pubblico in questo caso qui è un pubblico di un festival. Tutto quello che è l'arte nello spazio pubblico dentro la cornice di un evento organizzato, da noi si chiama spettacolo di strada, non più arte di strada. E il discrimine non è soltanto così una questione teorica di gusto, è perché dentro l'arte di strada c'è un contenitore molto ampio, dentro cui rientra la libertà di ognuno di noi, in quanto cittadino, non in quanto artista, di vivere lo spazio pubblico, quindi il proprio spazio, andando a incontrare gli altri dello spazio pubblico, ma viverlo attraverso un mezzo che è quello artistico. Nei 5 anni in cui ho diretto la federazione, questo è stato di base il percorso che abbiamo fatto: cercare di valorizzare lo spazio come la cornice, lo spazio pubblico come la cornice del transito degli individui in quanto tali, dove arte di strada diventa il linguaggio con cui io spezzo la quotidianità e inserisco un dono, almeno nelle intenzioni c'è un dono, verso il quale poi viene restituito un dono che non necessariamente è il cappello, sia quanta offerta io metto all'interno del cappello, ma può anche essere, cioè il dono inizia già nel momento in cui tu, cittadino, spettatore, ti fermi ad ascoltare l'esibizione. Quindi questo per dire che già la cornice che è la parola, su cui poi si è fondato in qualche modo anche uno sviluppo politico della federazione, perché la federazione ha avuto 3 fasi, un po' come le fasi che affrontiamo noi, Luca, oggi, ha avuto 3 fasi e si è sviluppata più come un sindacato degli artisti di strada all'inizio, poi è diventato più una visione di sviluppo dei contenitori, quindi delle cornice contenitori festival. E il terzo passaggio, che è stato un po' uno spaccare quelle 2 cornici, è stato di guardare l'intero, l'insieme, ed è, diciamo, in questo momento qui siamo in questo passaggio, e portare il fuoco sullo spazio pubblico. Ecco, questo tendenzialmente per me è la premessa di una discussione che credo che sia più interessante, più che non parlare di quello che c'è giustamente all'interno della cornice, perché dentro la cornice c'è talmente tanta roba, nel senso che tutti, anche voi ascoltatori, nel senso, se uno c'ha voglia una volta di mettersi in un giardinetto e cantarsela, e si ferma qualcuno, cioè, ad ascoltarti, stai facendo arte di strada. Nel momento che ti prendi cura dello spazio pubblico in maniera artistica, tu stai facendo arte di strada. Un progetto molto bello che noi avevamo e che andremo a riprendere si chiama buonastrada.net, e quello era uno spazio dedicato ai cittadini, non era lo spazio degli artisti, dei cittadini che nella loro visione di vita del loro spazio entravano, agivano. Ecco, se io posso introdurre forse, Luca, il prossimo step è l'azione. Non è tanto importante riconoscersi per qualcosa all'interno della cornice, ma è come agisco all'interno della cornice. Agisco dentro la cornice, sulla cornice o oltre la cornice, come abbiamo approfondito nella nostra chiacchierata. Sì, vedere le cornici, costruire le cornici, rompere le cornici sicuramente. Volevo, come dire, per passarti la palla a Luca Borriello, mi aggancio a questo punto alla domanda che ha fatto Marco Gorini: se lo spazio architettonico funzionale è l'esperienza dinamica sportiva. Da profano chiedo, c'è un'associazione con il parkour? Allora, poi ti risponderà Luca Basilico su questo, però ad esempio io posso dire che nella parte di outdoor, per cui la definizione ad esempio inglese è un po' più comprensiva di tutte le arti, nella parte di outdoor oggi si assiste tantissimo allo sviluppo di forme artistiche che includono anche il parkour, ad esempio, per cui il parkour diventa uno strumento per mettere in forma fisica nello spazio un'idea creativa e una visione creativa. Tendenzialmente quella parte lì rientra dentro quello che si chiama circo contemporaneo, perché c'è una componente atletica molto forte che il circo contemporaneo, come mescolanza di linguaggi, oggi tendenzialmente raccoglie. Però sì, ad esempio nell'arte di strada, nello spettacolo organizzato nel circo contemporaneo e nello spazio pubblico, il parkour è una componente fondamentale. Tant'è vero che è stato, e qui chiudo e passo la parola a Luca, è stato la locandina di un evento europeo che abbiamo fatto a novembre. Purtroppo l'abbiamo dovuto fare soltanto online, non l'abbiamo potuto fare fisicamente come volevamo a Torino. È di una compagnia olandese, se non sbaglio, dove si vede assolutamente un salto tra due edifici di un atleta, di una compagnia di circo. Grazie mille Federico. Mi sa che dovremo fare un bel programma di confronti, perché è davvero stimolante. Saluto anche Marco Gorini che ha esposto un paio di riflessioni che chiaramente vedranno la risposta di Luca Basilico. Sulla questione della neutralità della cornice, senza incedere in un dibattito su questo, la sua neutralità era fissata a Simmel al principio del Novecento in questo scritto famoso, chiaramente secondo il suo punto di vista, perché all'altezza di quel tempo e all'altezza delle sue visioni estetologiche, in effetti una fotografia di natura, si diceva, non poteva ricevere cornice perché sarebbe stata una cesura troppo netta tra la natura stessa, all'interno della quale esiste il contesto culturale costruito, dove evidentemente la fotografia della natura sarebbe stata esposta, e la foto della natura stessa che era la sua rappresentazione. Quindi una discussione molto, molto interessante, che spalancava poi a tutto ciò che è accaduto anche postmodernisticamente lungo il Novecento e nella sua seconda metà. Interessante che la divaricazione a questo punto, per quanto ascoltato finora, sia tra arte di strada o la complementarità, arte di strada, spettacolo di strada fino al circo contemporaneo. Ciò che riferisce Luca Basilico di skate park e poi gli street spots e anche gli skate plaza, evidentemente. E probabilmente, mi azzardo a dire, Luca Basilico, che la stessa cosa, cioè una sequenza di tricks sullo skate, tu puoi fare una session in strada ma non sei confinato in un luogo, se l'organizzazione di questa session è predeterminata, soprattutto all'interno di un contest. Quella è una demo o anche senza contest, logicamente una dimostrazione che però ha degli spettatori preorganizzati, forse gli stessi in fila, che costituivano un pezzetto di cornice nell'ulteriore spazio incorniciabile della piazza di cui alla foto di Federico Toso. A tutto questo corrisponderebbe, dal mio punto di vista, una riflessione che sempre fa oscillare il pensiero tra indoor e outdoor, perché poi la dimensione sembra anche localizzata, anche se non esclusiva, però tra spazio esterno e luogo interno. In ogni caso, tra utilizzo l'espressione street art e street artisti. Laddove c'è una mostra all'interno di uno spazio, il grande dibattito: può la street art entrare in uno spazio al chiuso, cioè privato della dimensione di street, non è più street art? Se tu fai una mostra con beni mobili, addirittura dei quadri, quindi che hanno una cornice o possono anche non averla, per dire, di questi produttori di arte, e la fai all'interno di uno spazio, è una mostra di street art in una galleria consueta? Molte volte ci siamo interrogati su questo, fino a planare su forse la soluzione più elementare, cioè è una mostra di street artisti, non necessariamente di street art. Quindi, se mai fosse così, perché ci poniamo chiaramente ancora il dubbio, allora sarebbe confermato quello slittamento che il fenomeno ha avuto già e sta maturando, da soggetto poietico a oggetto poetico, cioè una somma di soggetti che fanno una cosa, la producono in città, al fatto che quegli stessi indaghino meta-artisticamente, se vogliamo dire, su quella stessa cosa che fanno come oggetto poetico, cioè di cui fare ulteriore riflessione. La distanza, il delta tra il soggetto poietico e l'oggetto poetico, noi lo chiamiamo streetness, cioè il senso della strada, cioè quel qualcosa che è caratteristico di un oggetto d'arte o di una produzione, di una documentazione, di mille altre cose, di cui come dire, sembra essere impregnato, ecco, l'esperienza in strada. Ora, Chiedo alla regia la seconda slide per portarci allo slot centrale, che poi ha lo stesso titolo del talk, sulle cornici. E chi più di questo skater che sta facendo un backside tail slide probabilmente su questo muretto e sulle cornici, non che quel muretto sia una cornice, ma è la ridefinizione di un elemento neutro, tra virgolette, tra molte virgolette perché neutro non è affatto, di cui si parlava prima, sulle cornici. Quindi, esulando anche da questa bella foto che chiaramente richiamerà i commenti, i pensieri di Luca Basilico tra qualche minuto, la cornice allora è un elemento necessario. Sì, al principio del Novecento quelle erano le riflessioni. Probabilmente, per quello che ci stiamo dicendo, la cornice, fosse anche temporanea, è sempre quell'oggetto o quel qualcosa che fa frizionare, cioè genera un attrito grazie al quale va avanti il mondo. Si diceva in un bellissimo passaggio del film su Wittgenstein, lo diceva Bertrand Russell, colui che interpretava Russell, condannando un po', insomma, quel giovane Wittgenstein che aveva ridotto il mondo a logica, quindi infiniti acri di ghiaccio estesi all'orizzonte, ci vai a camminare, scivoli, il mondo è fatto di attriti, no? Quindi anche tra uno spazio esterno e uno spazio interno, un luogo interno, la localizzazione degli spazi, insomma in mezzo c'è qualcosa. Questo qualcosa vai a vedere che è la cornice, o quell'idea di cornice che evita di sdrucciolare e che però genera quell'attrito grazie al quale la scintilla fa accendere riflessioni sullo stare dentro, sullo stare fuori o sullo stare attraverso. Ecco, quindi sulle cornici, oltre all'espressione argomentativa, la formazione, o meglio la messa in forma, il costituirsi cornice intorno, il contestualizzare, ci richiama in questo slot centrale a tre piccoli elementi di riflessione che chiederei poi, se sono d'accordo, a Basilico e a Toso di dibattere. L'istituzione sembra essere la cornice pesante che alcune volte viene impressa sull'informalità di questi fenomeni a renderli formali, proprio come una formina, chiaramente a appoggiarsi, a creare un agglomerato conformato. Ecco. Quali sono le istituzioni che si stanno occupando dei nostri mondi? Perché se ne stanno occupando? E noi, cioè in questo caso Inward, FISR, CONI, FNAS ed altri, come mai ci vogliamo occupare di una sorta di managerialità, una sorta di organizzazione? Stiamo facendo anche noi corniciai? Per quale motivo? Offriamo cornici diverse? Vogliamo entrare di soppiatto nel negozio di cornici e romperle tutte, per poi magari scivolare nella stessa mania di incorniciare e quindi sostituirci semplicemente a chi mette cornici, però facendolo in un modo che presumiamo essere più sapiente e coerente. Questa sapienza, questa coerenza affinano tanto, a mio avviso, con una expertise, una sorta di competenza. Si diceva con gli altri colleghi di una natività, cioè molto spesso è importante, piuttosto che un soggetto che è capace di rendere cornici istituzionali, management e anche impresa, che si inespertisce del nostro mondo. La cosa molto preferibile sarebbe l'inverso, una elevazione bottom up che porta nativi del fenomeno, pregni di questa esperienza con tutte le sue sfumature più iridescenti e difficili da classificare, che si portano, questi soggetti, attraverso una moto che recentemente abbiamo sigillato con farsi istituzione, cioè non sostituirsi alle istituzioni, ma rendersi capaci di fare delle riflessioni accorpate, fare delle riflessioni organiche. E tutto questo possibile perché i fenomeni di cui stiamo parlando ormai sono maturi, hanno una certa capacità propulsiva, sprigionano professionalità. C'è la possibilità di un'elevazione in tal senso e di un premio alla natività. Cosa fa questa natività se non garantire che l'esperienza, la competenza siano messe a servizio di quali altre istituzioni con la I maiuscola, quindi accreditate, soprattutto nel pubblico, vogliono interessarsi di questi temi. Contemporaneamente non ci sfugge, non deve accadere, la possibilità che noi stessi, nel privato, possiamo organizzarci e quindi puntare ad una forma di condivisione con i diretti interessati, i protagonisti, gli artisti, gli esperti, i performer, cos'altro, scusate, gli skater, cos'altro, insomma, vogliano cercare di comprendere se tra l'estrema informalità dello spazio e la, alcune volte, asfittica pertinenza di un luogo ci possa essere uno stare sulle cornici, un bellissimo esercizio di funambolismo, ma semplicemente per vivere la libertà di agire secondo la natività di un fenomeno, il fatto di conoscerlo. Eppure questo non vuol dire che non si possano avere delle formazioni espressive, delle formazioni organizzative. Non è detto che le due dimensioni non possano combinarsi ottimamente e funzionalmente insieme, ed è quello che probabilmente il mio mondo, la mia organizzazione e quella di Luca Basilico e Federico Toso stiamo cercando di fare. Allora i tre punti potrebbero essere l'informazione. Quante volte l'informazione riferita a questi mondi ha portato un danno per inesperienze, per sciatteria giornalistica alcune volte? Cioè ci sono dei giornalisti che fanno un ottimo servizio di comunicazione, di informazione e di promozione anche, ci sono certi altri che continuano a replicare espressioni che danneggiano soltanto questo momento e questa specie dei fenomeni di cui stiamo parlando. Si confonde il vandalismo con altre libertà espressive, ma anche nello skateboarding, si confonde anche nel mondo di Federico Toso lo stare in strada a fare spettacoli con altre espressioni che condannano un mondo intero. Quindi l'informazione, la capacità finalmente di dire le cose come stanno, questo lo puoi fare se hai una capacità nativa all'interno del fenomeno, se conosci bene le cose, un common sense, direbbe Luca Basilico per il suo mondo, e però anche il canale che ti consente di far uscire la voce. Poi il secondo è la formazione. Esiste la formazione degli operatori della creatività urbana? Sì, ci stiamo lavorando da tempo. La possibilità che giovani, meno giovani, che nascono, insomma, curatori, critici d'arte, vengano formati da esperti di questo mondo a questo mondo, in modo tale che le cornici paradigmatiche che anche un bravo critico d'arte contemporanea può avere di suo, non siano necessariamente applicate giocoforza all'arte urbana, perché probabilmente l'arte urbana, la creatività urbana, la street art, cos'altro, hanno bisogno di paradigmi nativi e quindi non è detto che quella cornice calzi bene, e allora una formazione in tal senso sarebbe importante anche da parte degli esperti verso funzionari pubblici, direttori di musei, chi altri ha comunque una responsabilità e si vuole addentrare in questo mondo che è sfumato, è ancora ampiamente e fortunatamente informale. E poi l'ultimo punto è la trasformazione, per l'appunto. Trasformazione. Cosa sta accadendo in questo mondo e perché questo mondo, se è così, ha bisogno delle competenze mie, di Luca Basilico e di Federico Toso. Ma passo a Luca Basilico. Grazie mille, Luca. Innanzitutto velocemente la risposta a Marco Borini: assolutamente sì, il parallelismo tra skateboarding e parkour è quasi un'identità, a meno di una tavola da skateboard, diciamo così. Non è raro assolutamente trovare gente che skati, faccia parkour e faccia street art, e in un certo senso nel momento in cui uno si ritrova nel main spot, come si dice, di una città, che in genere è una piazza dove attorno ci passa della gente, si ferma a guardare quello che succede, sta facendo anche arte di strada, una sorta di performing art, magari inconsapevolmente, però quello che succede esattamente. Quindi, vorrei ripartire dal discorso appunto delle cornici, dell'organizzazione, della formazione, insomma, per andare a abbracciarli tutti da una questione che secondo me è fondativa per capire il resto. Le competizioni vanno percepite, per quanto ci riguarda, come una forma in cattività dello skateboarding, un po' come fare il paragone tra attraversare la savana a piedi e andare allo zoo. Diciamo, una cosa del genere. Competizioni sono un contenitore nello spazio, su delle strutture prestabilite da qualcun altro, e in un tempo limitato, che è quello in cui uno ha classici 45 secondi, un minuto per fare ciò che vuole, ma in un punto spaziale e temporale ben prestabilito. La competizione, proprio per questo, perché è una riduzione estrema di quello che è lo skateboarding, del potenziale dello skateboarding, la competizione ha un valore relativo, molto relativo. L'agonismo rappresenta nel cuore degli skater, nella percezione degli skater, l'agonismo rappresenta un 5% di quello che è lo skateboarding per noi. Andremo alle Olimpiadi, si tengono i campionati del mondo. Il campione il vincitore delle Olimpiadi, così come il campione del mondo di ogni anno, non è considerato il migliore skater del mondo, è semplicemente considerato il migliore skater ad aver gareggiato quel giorno. E questa è una cosa universalmente condivisa dagli skater, perché il pannello di giudizio, così come l'istituzione, è semplicemente un punto di vista su un fenomeno o su una performance. La valutazione, la percezione e anche lo sviluppo dello skateboarding avviene tra pari, una sorta di peer review, una sorta di coscienza e percezione diciamo che si forma nella società dello skateboarding attorno ai fenomeni che vi prendono buono. È in questo senso che facciamo riferimento allo skateboarding common sense, che è un modo di dire che abbiamo clonato con la Federazione Internazionale proprio l'anno scorso, quando ci siamo trovati a dover stabilire quali erano i requisiti fondamentali, inevadibili, ineludibili, affinché un giudice potesse fare il giudice, un istruttore di skateboard potesse fare l'istruttore di skateboard, un progettista di skatepark potesse con successo progettare uno skatepark. Questo senso comune dello skateboarding è qualcosa che non si acquisisce studiando, che non si acquisisce per passaparola, non si acquisisce partecipando a dei webinar o a dei corsi, ma è un senso che si acquisisce rimanendo immersi nello skateboarding sul lungo periodo, sperimentandone la quotidianità, l'evoluzione, sperimentandolo in prima persona. Non conta quanto uno sia bravo, ma deve essere lì, al centro dell'azione, mentre succede, avere una prospettiva su quello che è stato prima e riuscire a capire quali sono le direzioni in cui lo skateboarding si muove. E questa singola cosa è il punto fondamentale in cui è indispensabile che le organizzazioni dello skateboarding si costituiscano, il concetto perno su cui devono muoversi. Certo, le istituzioni sono quelle non costruite dagli skater, quindi lasciamo fuori un secondo l'industria dello skateboarding, che è una forma di istituzione per noi. E lasciamo fuori le federazioni nazionali, internazionali, sono arrivate anche di recente. Quando parliamo delle istituzioni, di come, diciamo così, il mondo esterno, l'istituzione guarda lo skateboarding, si apre un capitolo molto, molto interessante, perché ovviamente l'istituzione, quando non conosce, al netto, davanti all'indisponibilità di bibliografia, di qualsiasi cosa che possa fornire chiavi di lettura facili e facilmente accessibili, semplicemente cerca di associare fenomeni e da lì derivare chiavi di lettura e soluzioni. Questo ovviamente, come accennava Luca poc'anzi in riguardo a certi interventi giornalistici, crea delle distorsioni, delle violenze incredibili sulla nostra disciplina. E qui si capisce realmente perché, in un momento in cui l'attenzione delle istituzioni è sempre più rivolta al nostro fenomeno, è indispensabile che noi, con il nostro skateboarding common sense, creiamo a nostra volta un'istituzione o delle istituzioni, quindi a vari livelli, che sia la federazione internazionale, la federazione nazionale, l'associazione locale, delle istituzioni che siano in grado di interloquire e farsi portatori dei valori a noi cari, i valori del nostro movimento. Quindi, in un certo senso, l'organizzazione è risposta e in un certo senso è risorsa, una risposta all'interesse che ci viene rivolto dall'esterno, sempre maggiore, e una risorsa perché attraverso l'auto-organizzazione possiamo difendere e sviluppare, così come crediamo sia meglio, la presenza, l'esistenza del nostro movimento nel nostro sport, in questa società. E come farlo è questione semplice, liberamente. Lasciare che sia sempre la base e la propria capacità di rinnovarsi a suggerire modelli del futuro. In questo senso dobbiamo pensare alle istituzioni dello skateboarding come una sorta di giardino all'inglese che sta in mezzo a un bosco disordinato e spontaneo, diciamo così. Un modo di rendere la bellezza della natura, senza però necessariamente standardizzarla, iperregolarla, ipernormarla e sostanzialmente renderla lontana dalla propria natura. Penso sia questo la questione più importante che, per quanto mi riguarda, si applica a come l'organizzazione del nostro fenomeno vada regolata e vada concepita. Beh, me la rendete sempre complicato poi il passaggio alla terza voce, cavolo, mettete un sacco di contenuti. Si parte con Luca che lancia il tema, dopodiché ne entrano altri migliaia dentro. Vabbè, dai, cerco di ripartire appunto dall'input che ci ha dato Luca. Allora, se in questa seconda parte stiamo seduti sulla cornice e guardiamo dentro, se prima abbiamo parlato un po' di quello che possiamo più o meno definire come l'identità, no? Chi sono io, chi sono gli altri all'interno di questa cornice, che cosa sono, che cosa non sono, in una domanda continua più che in un'affermazione di che cosa sono. Stando seduto sulla cornice non soltanto mi permette di vedere che non c'è una cornice, ma ce ne sono varie, e in questo volevo insomma rilanciare in qualche modo alla cornice in cui stiamo, che è il Museo delle Periferie, laddove appunto la periferia è una cornice, ma nel momento che si affronta la questione della periferia si scopre che non esiste una periferia, che non si parla nemmeno più di periferie, ma che si parla di policentrismo delle città, e che quindi in qualche modo forse il tema non è più la periferia in quanto tale, ma i fuochi i centri, i nuovi protagonismi, e quindi in qualche modo seduto sulla cornice vedo che ci sono varie cornici, che però dal mio punto di vista, almeno laddove noi operiamo, abbiamo un minimo comune denominatore, che per quel che mi riguarda è lo spazio pubblico. Spazio pubblico che a sua volta va affrontato nella sua definizione. Ad esempio, noi ci siamo interrogati moltissimo, specie in questa terza fase della federazione, nel confronto anche con importanti professionisti di altre aree che non sono quelle artistiche, su che cos'è lo spazio pubblico, perché lo spazio pubblico non può essere inteso come spazio urbanistico e basta. Lo spazio pubblico non è quello. Lo spazio pubblico esiste la componente umana, e la componente umana che è diversa nei vari centri, nelle varie periferie che esistono all'interno dello spazio urbano, ma è anche, sono anche spazi che sono popolati di persone. Lo spazio pubblico sono anche le persone. Io ho imparato molto, ad esempio, da un confronto con Paolo Apolito, che è un caro amico antropologo che insegna a Roma Tre, ed è un antropologo campano, che in un bel percorso che attraverso cui ci ha accompagnato, ci ha portato alla visione dello spazio pubblico, allo spazio della relazione. Lo spazio pubblico è lo spazio che c'è tra noi, no? tra le persone, all'interno di un luogo di uno spazio dove noi ci possiamo incontrare. E questo è lo spazio pubblico, e quindi questi sono gli spazi pubblici. La cornice da cui noi guardiamo questo, che può anche essere la cornice istituzionale della federazione, in qualche modo guarda quello che ha fatto nella ricerca di un'identità, di una richiesta che viene dal basso, dai nativi, no? Di dire, ma noi esistiamo. È importante creare una cornice per dire alle istituzioni che noi esistiamo, che noi valiamo. Ecco, io penso questa richiesta di dire io valgo, sia una richiesta che è comune ai nostri tre mondi. Forse è l'elemento più forte che unisce skateboard, arte di strada e street art, e in questo senso è nata la federazione, con un processo meraviglioso in continuo divenire, per cui nel momento in cui tu nasci come federazione e porti nel dialogo verso l'esterno dei temi, come ad esempio l'ascolto della città nelle sue differenze policentriche e quindi dei ritmi diversi della città, cosa che ad esempio abbiamo portato in maniera un po' più conflittuale col Comune di Milano, in maniera un po' più dialogante con Torino, e con altre città invece in maniera molto più easy, del fatto che la città non può essere letta e interpretata. E su questa lettura e interpretazione poi rilancio uno spunto. Non può essere letta e interpretata come un unicum, perché ogni pezzo, ogni segmento della città è una cosa diversa e ha un ritmo, un suono, ha voci diverse all'interno. Ecco, questa è un'operazione che noi come, diciamo, lettori sulla cornice possiamo portare verso l'esterno. Ma questa cosa qui comporta a volte, nel processo identitario di chi appartiene a questo mondo, anche sì, ma io non sono questa cosa qua, io sono un'altra cosa. E che comporta anche un continuo rivolgersi non soltanto verso l'esterno, ma anche verso l'interno della cornice per scoprire che cosa ti sta dicendo il contenuto. E anche per capire se effettivamente tu puoi incorniciare quella visione oppure no. Noi abbiamo avuto dei perché sì e dei perché no. Sì, sono FNAS, no, non sono FNAS. Sì, FNAS mi rappresenta, no, non mi rappresenta. E noi come cornice abbiamo detto, ma noi questa cosa qui sì, ma questa cosa no. Questa cosa non rappresenta noi come cornice. Un certo tipo di abuso della città artistico non è arte di strada. E in questo il percorso che noi facciamo, lì c'è la formazione a un certo tipo di attività che un po' si è persa, è anche un rapporto etico con la città, anche come artista, un rapporto che riguarda il ruolo sociale che abbiamo come artisti e poi lo possiamo declinare come cittadini, perché tutti noi come cittadini abbiamo un ruolo sociale nei confronti della nostra città. Tutto questo deve diventare azione. Ma diventa anche contrapposizione, diventa anche che la contrapposizione a quello che è disegna la città fluida è un po' quello che diceva prima Luca Basilico, nel senso c'è una componente di creatività naturale di base che non deve spaventare, anche se è molesta, anche se talvolta non va, o non la capisco, non va come vorrei, ma ti sta raccontando già il nuovo territorio di sperimentazione e di dove sta andando la città. Le città, a questo punto dovrei dire. Ecco, allora, in questo senso qui, per riagganciare, prima di andare a rompere la cornice, che non vedo l'ora di arrivare al terzo punto, vorrei dire a Luca, sì, l'informazione... Ma l'informazione fa il suo corso, facciamo anche noi informazione, a volte veniamo ascoltati e non veniamo ascoltati e veniamo travisati, questo è un lungo processo. Sul discorso della formazione e sul ruolo che noi abbiamo, io penso che c'è una formazione legata alla trasmissione, c'è una formazione alla professionalizzazione, ma c'è soprattutto una narrazione. Ecco, in questo secondo passaggio io vorrei... lasciare piuttosto questo, perché poi alla fine anche il museo raccoglie delle narrazioni, poi magari Giorgio mi dirà che no, non è così, però nel senso, un museo nasce per raccontare narrazioni e trasformarsi nel tempo, perché queste narrazioni cambiano. Ecco, forse un ruolo di una federazione come ad esempio la nostra, ed è dove stiamo andando in questa quarta fase dopo aver spaccato la cornice, è di mantenere un archivio, una narrazione, raccontare le voci, cioè ricordare ai ragazzi che si formano oggi nella loro componente artistica, il rapporto con lo spazio pubblico, raccontare chi c'era prima. Perché purtroppo c'è, nel desiderio di spaccare la cornice, talvolta ci dimentichiamo che dentro la stessa cornice altri hanno fatto la stessa cosa, e quell'esperienza lì è esperienza che è ricchezza, per non reiterare sempre lo stesso identico messaggio, ma crescere attraverso l'esperienza degli altri. Ecco, essere memoria, io penso che noi come cornice istituzionale, a volte attaccati, a volte invece ricercati, ecco, forse il nostro ruolo è un po' quello, essere vettori di trasmissione. Io questo poi, la farò io la domanda a Giorgio, io credo che questo sia anche, forse... il perché sì, un museo chiama tre borderline come noi a raccontare una realtà che difficilmente si ritrova all'interno di un museo o si vuole far raccontare all'interno di un museo, ma siamo qui all'interno del museo a raccontarci. Grazie mille Federico e anche Luca Basilico. Cerco di andare lesto su quest'ultima tranche perché me ne sono preso troppo di tempo nella seconda. Chiedo subito alla regia cortesemente l'ultima slide, l'ultima cover. Ho scelto quest'opera di Crisa, un bravissimo artista urbano sardo, ha realizzato a Cagliari nel 2019, come siete sovraimpresso, questi elementi connessi. Devo dire che è una serie di opere che realizza in questo modo. È a mio avviso molto interessante per tante ragioni. È una pittura lineare, semplice, è la realizzazione di un'opera, c'è un titolo, una location, un anno, la intenzione autoriale, cioè l'artista non ha disposto cose a caso, ma nel suo punto di vita, cioè la transizione in questo spazio, ha eletto quegli elementi secondo il punto di vista, che a questo punto diventa, insomma, contrattazione estetica, cioè lì c'è un oggetto, io sono il soggetto che l'ammiro, questi elementi come un'opera, è non inquadrabile, sebbene io ne abbia una foto, ma non c'è una cornice, per tante buone ragioni. Quest'opera non è neanche un esercizio anamorfico, per cui mi devo ridurre a bidimensionale questi aggetti, questi elementi voluminosi. È un'opera che mi suggerisce, come dire, una doppia riflessione finale. L'opera di Crisa abilita lo sguardo, diversamente senza quei segni passo, osservo quelle cose, non ci presto attenzione. Non c'è un'elevazione dello sguardo, un qualcosa che mi rende, come si diceva, insomma, dei musei obbligatori nei quali inciampi tu come cittadino e scopri che in realtà sei un fruitore di un'opera, no? Diceva anche Bonito Oliva. Che cosa succede? L'abilitazione dello sguardo. l'abilità, e quindi l'innesco del meccanismo estetico, prima del quale in effetti questa cosa non accade, ma ciò accade perché interpongo una cornice? Non necessariamente. Questa cosa è interessante nella misura in cui, mi veniva in mente prima, io abilito invece un credo o una devozione. In che modo? So nella mia città, sono in uno spazio che gli antropologi direbbero profano, e poi entro, diciamo, in una chiesa. Facevo l'esempio di prima, ma ovviamente trattasi di templi o di cos'altro. E supero la cornice dell'ingresso, meglio entro in quella predisposizione, e quindi entro in uno spazio sacro. Ne esco e spazio profano. Il romanico, come sapete, ci ha fatto un'elaborazione straordinaria anche dal punto di vista scultorio e architettonico. Ma cosa accade con le edicole votive? Le edicole votive anche informali, anche popolari, quindi non necessariamente, fortemente, incorniciatamente istituzionali, abilitano un credo, una devozione per i passaggi delle persone, cioè c'è come un'area, diciamo così. Ora sostituiamo, mi si perdoni questo slancio, insomma, all'edicola votiva un'opera in città, un'opera di street art. C'è un'area rispetto alla quale quando entro, ma non è una cornice, è un innesco particolare, c'è il contratto estetico, neanche imposto ma prescelto dal mio punto di passaggio di vita, il punto di vista, mi allineo, guardo l'opera, mi si abilita lo sguardo, per meglio dire la fruizione. E questa informalità che secondo me è preziosa, perché mette fuori quadro una serie, questo è il titolo della terza e ultima tranche, fuori quadro mette tutte quelle creazioni che hanno assoluta dignità finanche artistica, ma che non necessitano di una cornice. E chiudo con un riferimento che poi scivola su questioni che affrontano non solo spazio e luogo, ma addirittura il pubblico e il privato, la proprietà, insomma, con l'idea incredibilmente interessante della privacy pubblica, di cui si potrà parlare anche in altre occasioni, però cosa succede? Riferisco qualcosa che forse affinerà più con Federico Toso. Una ventina di anni fa un giovane avvocato di Manhattan creò quel progetto che poi si è reso noto come Surveillance Camera Players. In sostanza si diceva che lui era un po' scocciato dal fatto che la sua amata città, suo quartiere, fosse ormai popolato di camere di sorveglianza. Allora rispetto, e non poteva fare più un passeggio, diciamo, niente di complesso. Cosa succede? Quella cosa che stava accadendo poteva necessariamente ricevere due reazioni, una passiva e una attiva. Quella passiva molto spesso è dell'incoscienza, oppure della coscienza sottoposta, non reattiva, quindi non creativa. Quella invece attiva può essere forse di due nature, o distruttiva, cioè prendi e rompi la videocamera, e questo è black bloc, diciamo così, è dei crackers, di coloro che rompono le cornici o magari ciò che mette in cornice la tua vita. E poi diciamo l'attività invece degli hacker, l'etica hacker, si diceva, no? C'è un importante libro, l'etica protestante, quella degli hacker, senza l'intermediazione. Gli hacker come si comportano? In città come quelli che fanno guerriglia, quelli che fanno il subvertising, cioè che invertono l'ordine segnico, la risignificazione. Cos'è allora Surveillance Camera Players? La gente comune, come diceva anche Federico Toso, cammina per strada, a un certo punto attivisti, cioè players, si iniziano a organizzare e fanno una scena o con qualcosa di inedito oppure prelevando da libretti, però volgendo lo sguardo alla videocamera. In quel momento rendono coscienti gli altri passanti e quella videocamera, senza che la si rompa, termina la sua funzione di osservazione, di sorveglianza, eventualmente di punizione, nella misura rigida in cui molte cornici costringono l'isola estetica all'interno. Allora, se l'isola estetica è vero che è ciò che è tutelata dalla cornice, è ciò che è fuori universo sensibile, diciamo pure che la cornice è ciò che rende possibile la vita al di fuori di essa. Prego Luca. Eccomi. Interessante ultima parte. Si parla di, diciamo così, di conflitto in qualche misura, comunque tensione. Quando devo immaginare lo skateboarding come movimento e dargli, diciamo così, pensarlo come un individuo e dare a lui un'età, quello che mi auspico, come lo vedo oggi, quello che mi auspico continui a essere è un adolescente irriverente, un adolescente difficile da contenere, un adolescente che per sua natura genera tensione tra sé e l'autorità, e tensione che a volte può anche sfociare in conflitto. E un po' questa è la relazione che esiste tra chi come noi si prodiga nel lavoro non semplice di dare una struttura, di dare un framework alle nostre discipline, e chi, stando fuori da questo contesto organizzativo, stenta a percepirne la reale utilità. Anzi, percepisce a volte l'esistenza di una struttura, diciamo così, formalmente imposta o potenzialmente imposta, come una limitazione che può uccidere, può trasformare nella propria natura e snaturare il fenomeno. E la conversazione in riguardo a questo è accesa, è sempre stata accesa, si è infervorata intorno all'inclusione dello skateboarding nei Giochi Olimpici di Tokyo. Avremmo dovuto avere la prima Olimpiade della nostra storia lo scorso luglio, si terrà sperabilmente il prossimo luglio. E attorno a questa questione si è dibattuto e si è anche sputato del veleno a più riprese in maniera diversa. Poi in realtà ti fermi a guardare e ti rendi conto che lo skateboarding è un fenomeno che ha una storia lunga, che è evoluto a lungo in maniera organica, in maniera diversa, lungo diverse direzioni. E se ti fermi e guardi e pensi a chi realmente è tanto critico verso l'istituzione, e lo è in maniera, diciamo così, anche lontana dalla volontà di capire, dalla volontà anche di considerare realmente la questione, sono tutte quelle persone che sono ancorate al passato e alla tradizione, che per definizione è il contrario di quello che fa bene allo skateboarding, che è una disciplina che viene reinventata ogni giorno da chi la pratica, ogni cliché viene rotto, il possibile viene ridefinito ogni volta che si scende per strada, e lo scopo di uno skater è proprio quello, fare ogni giorno qualcosa di nuovo. In questo senso, pensare che ciò che vada bene per me, che pure vado in skateboard ancora oggi, ieri l'ultima volta, e che ho conosciuto e ho praticato lo skateboarding dalla fine degli anni '80 e per me significa una cosa particolare, ecco, pensare che quel significato che ha per me debba per forza essere lo stesso di un quindicenne o per un quindicenne che inizia a skateare quest'oggi è una cosa profondamente sbagliata, è un tradimento stesso del concetto di libertà e dinamicità dello sport e della disciplina che amo. E secondo me le organizzazioni che si approcciano dall'interno a regolare lo skateboarding dovrebbero fare la stessa cosa, osservare, capire quello che serve e diventare strutture abilitanti e non limitanti. E questa è la cosa formale. E questo è il modo per non lasciare che il rapporto con l'adolescente scivoli mai nel conflitto, ma rimanga sempre nell'ambito della sanissima tensione. Tutto qua. Va bene, tocca a me. Allora, siccome i tempi sono stretti, mi piacerebbe ascoltare la voce dei nostri ospiti Giorgio e Claudia, se vogliono andare a prendere qualche spunto e chiudere ovviamente con un rilancio sul ruolo anche del Museo delle Periferie, che secondo me, per il fatto che ci abbia invitato qui, insomma, è un ruolo più dinamico che non di stigmatizzazione nel tempo di una visione. Allora, quindi la faccio molto breve, nel senso, e parto anch'io da questo discorso del conflitto. In uno dei nostri incontri, un convegno che avevamo fatto all'interno di Città di Circo, che è appunto una cosa molto strana, molto borderline, che è questo raduno che ogni anno si tiene tra le compagnie con circo contendore e che si tiene a Bologna, invitammo Gabriele Pasqui, che è il direttore del Dipartimento di Architettura del Politecnico di Milano. Ci era preparato un bellissimo intervento sullo spazio pubblico. Chiuse gli appunti e partì in quarta andando a braccio. Una delle cose più forti che lui disse è che non bisogna avere paura del conflitto, perché lo spazio pubblico è anche conflitto, e che l'elemento del conflitto, vuol dire, lo produciamo, si autogenera nel percorso che noi facciamo per comprendere le ragioni del conflitto, per regolare il conflitto, trovare anche nell'ascolto, trovare il modo di rendere costruttivo in un'ottica di coesione sociale il conflitto, sapendo già che stiamo preparando le basi per il prossimo conflitto, perché è l'elemento determinante. Ora, io prima ho parlato di responsabilità sociale, cioè di ruolo sociale dell'artista quando attraversa lo spazio pubblico, e ho rilanciato il fatto che comunque il ruolo sociale è un ruolo che tutti noi abbiamo come cittadini, sia singolarmente che nelle forme aggregate. In questo senso il museo che ci ospita le nostre conversazioni è anche, ha una riflessione chiaramente in corso sul proprio ruolo, anche di connettore nei confronti di policy makers, di quelli che in qualche modo poi queste dinamiche della società le devono in qualche modo comprendere, ascoltare, comprendere o avvicinarsi alla comprensione, per poi in qualche modo fare quello che è il loro mestiere, che è cercare comunque di normare, perché c'è una parte della società, per forza di cose, in qualche modo gli equilibri tra le parti della società hanno bisogno di quelle regole. A volte hanno bisogno di queste regole anche le persone che poi vanno a spaccarle le regole. Ecco, su questa contraddizione qua, su questo ossimoro, mi verrebbe quasi di rilanciare anche al museo stesso come un invito a portare lo sguardo ancora al di là, no? Verso i decisori politici, il nostro ruolo che come istituzioni organizzate di settore, ma così come avamposti della cultura in continua trasformazione come è questo museo, in qualche modo a formare i decisori politici ad accogliere queste trasformazioni, a comprenderle, quindi accompagnare, no, la comprensione del fenomeno, e direi di più, a non aver paura di normare questa cosa, pur sapendo che appena fatta la norma, la forza vitale della città creerà la negazione di quella norma. Ecco, di non aver paura di quella negazione continua, perché dentro quella negazione continua, più forte nelle periferie, ad esempio, rispetto ai centri, questo è vero, quella negazione in qualche modo sta costruendo le basi dell'invenzione, il futuro. Siccome io non credo in una città museo, in senso, vuol dire, mo ti mostro quel che è, non cambiare niente, ma la città è continuamente in trasformazione, ecco, io credo che io ho fatto Adesso non lo rilancio qui perché sarebbe lunghissimo, però se volete cercare, avevo fatto un intervento al TEDx di Torino dell'anno scorso in cui parlavo esattamente di questo, cioè l'imprevedibile, l'imprevisto, l'imprevedibile è una componente importante. Noi possiamo accompagnare in qualche modo, abbiamo un doppio ruolo verso i cittadini per raccontare certe cose, verso i decisori politici per dar loro gli strumenti perché loro possano efficacemente realizzare il loro ruolo di decisori. Io credo che questo sia un po' lo sguardo oltre la cornice. Dire, oltre la cornice ci sarà a breve un'altra cornice, che tanto si spaccherà. Ed è in quella rottura lì che c'è la componente vitale della società. C'è la vita. Non ti sentiamo, Giorgio? Hai il microfono spento. No, non ti sentiamo. Giorgio, non ti sentiamo. Hai il microfono spento. Abbiamo perso il tuo intervento. Chiedo scusa, no. Ecco. Intanto vi ringraziavo, volevo dare la parola prima a Claudia e poi io, se c'è ancora un minuto, qualcosa direi, ma insomma cerchiamo di fare alla svelta, perché purtroppo diciamo 5 minuti ci resterebbero, anche se forse possiamo sforare di qualche minuto. Claudia. Eccomi, grazie. Allora il tempo stringe. Anche Claudia, avete dato talmente tanti spunti che è difficile adesso fare una chiosa, un epilogo finale. Allora, intanto mi viene in mente un primo commento, cioè che nella cornice di questa lezione avete incluso 3 fenomeni tangenti che fanno parte della stessa manifestazione, dello stesso fenomeno, ma secondo me è fondamentale un po' dividerli, perché sono fenomeni urbani di arte pubblica, ma che hanno dei segni fondamentalmente diversi. Cioè, una differenza è fondamentale. Gli skaters, così come l'arte di strada, che nell'immaginario sono, qualcuno di voi ha detto bene, gli impertinenti, però sono anche i non permanenti. Cioè, l'impertinente Bart Simpson, che è nell'immaginario collettivo lo skater per eccellenza, lascia i segni, lascia le tracce nella strada, nelle strade urbane, nei tracciati, però poi sparisce, rimane la memoria di quella traccia, mentre la street art è più pervasiva, è più invadente, cioè la memoria è visiva e rimane quella traccia nel tessuto urbano, lo trasforma, lo rivoluziona con più forza, con più potenza. È vero che l'arte di strada, come diceva bene Federico, appena viene incorniciata da un festival cambia segno, diventa spettacolo, così come la street art entra nel museo e diventa altro, cambia segno, però i fenomeni sono forse un po' da separare da questo punto di vista, perché dialogano in modo diverso con i cittadini. Quello che mi è venuto in mente è di provare a unirle sotto un segno negativo, diciamo. Ieri forse alcuni di voi avranno letto l'editoriale sul Corriere della Sera di Segantini, che è stato un editoriale piuttosto integralista, bacchettante, molto rigorista. Cioè lui si è scagliato contro i fenomeni della street art, rispondendo alla difesa sulla street art che ha fatto Cristian Raimo, e dice una cosa tranchant, cioè dice il talento e i suoi derivati vanno coltivati nei posti giusti. Ora, quindi lui, in modo moralista, possiamo dirlo, introduce una cornice per il talento e per la creatività che sarebbero i posti giusti, e aggiunge addirittura Roma ne ha tanti di posti giusti da offrire, quindi perché andare a imbrattare i muri della città? Ora, quali siano i posti giusti per lui non lo sappiamo, perché se il posto giusto è il museo, oppure il posto giusto è la periferia, perché la periferia è degna di essere imbrattata, mentre il centro storico, i monumenti no, questo dovremmo chiederglielo. E quindi continua dicendo: la creatività non può essere imposta né dall'alto né dal basso. È vero che se la creatività nella storia dell'uomo avesse sempre bussato alla porta, forse non avremmo fatto un passo nell'evoluzione umana. A me torna sempre in mente una frase che insomma mi ripeto come un mantra anche quando lavoro ai miei progetti, cioè: a volte meglio chiedere scusa che chiedere permesso. Questa frase l'ha pronunciata Paola Antonelli, che è la curatrice responsabile del Dipartimento di Architettura e Design del MoMA. Quindi non stiamo parlando di una delinquente impertinente canaglia che prende lo spray e fa un tag. Quindi se il MoMA, che è l'istituzione per eccellenza, rivendica appunto il non bussare della creatività, forse insomma bisognerebbe essere meno moralisti. So che non devo ripeterlo insomma a questo consesso perché siamo tutti d'accordo, però è bene ricordarlo. E qui entra in gioco il museo, che forse insomma è chiamato in causa sia per la cornice entro cui ci muoviamo, il Museo delle Periferie, e poi anche Federico ci chiedeva a me, a Giorgio, di ribaltare un po' tutto quello che è stato detto attraverso la lente del museo. E torno alla prima domanda che ha fatto forse da trade union per tutta la discussione, cioè se questa cornice sia neutra. Abbiamo detto che la città non è una cornice neutra. Il museo in realtà nell'immaginario è il luogo più neutro, imparziale, perché ha l'autorevolezza di dire le cose nel modo giusto, lo metto tra mille virgolette la parola giusto. Il museo in realtà è tutt'altro che imparziale, cioè il museo innanzitutto dobbiamo essere d'accordo che non è un luogo di presentazione degli oggetti, che sia l'anforetta etrusca al museo archeologico, che sia il quadro di Pollock. È un luogo che non presenta mai, ma è un luogo di rappresentazione. Quindi quando ogni allestimento, ogni progetto museale, ogni progettazione dell'esperienza del visitatore, tutto discende sempre da un'interpretazione. E quindi ogni interpretazione è umana, quindi è necessariamente di parte. Il museo non è mai stato un luogo imparziale, le narrazioni di cui parlava Federico non sono mai neutrali. Il museo nasce come strumento di legittimazione del potere, dal Louvre in poi, il potere delle classi dominanti. Ora, lo sforzo chiaramente è assumere questo come dato di fatto, cioè il museo non è un luogo neutro. Lo sforzo, se è vero che il museo è al servizio della società, e su questo dobbiamo essere d'accordo, è che il museo operi in modo socialmente responsabile. E qui mi richiamo al discorso di prima sulla responsabilità sociale e sull'etica di quello che si fa. Quindi se avessi tempo, una domanda che farei a tutti e tre i nostri relatori sarebbe proprio quanto sentite l'etica dell'operare, cioè quanto la creatività nel tessuto urbano si pone questa domanda. E poi un altro punto di discussione che mi veniva in mente, forse un po' più spinoso, cioè il museo non è più considerato, grazie al cielo, il custode dei capolavori della cultura, ma è un'istituzione che intende contribuire allo sviluppo della società facendo, come dire, entrare dei meccanismi nuovi che fino a 20 anni fa non esistevano al museo, che insegnava, no? Trasmetteva conoscenza, trasmetteva memoria a chi ne sapeva di meno, quindi a un ricevente pressoché passivo. Quindi adesso il museo, dentro al museo sono entrate prepotentemente delle pratiche di dialogo con le comunità. Ora, la street art, l'arte di strada e forse in minor misura lo skateboarding, perché lo fa di più, ma questi fenomeni urbani nuovi, che chiaramente vengono dal basso, sono stati considerati sottoculture con questa brutta parolaccia, ma quanto dialogano davvero con la comunità? Abbiamo visto che la street art ormai nasce dal basso, ma è sempre più inclusa in fenomeni, tipologie di bandi pubblici, festival, quindi viene ingessata, legittimata, molto spesso paludata, inaugurata in pompa magna, quindi sta prendendo delle dinamiche che sono dell'istituzione, però è impositiva. Cioè, lo spazio di dissenso che il museo sta faticosamente coltivando, dov'è in città? Se io impongo, faccio l'esempio, uno degli ultimi, il ritratto di Gigi Proietti, che al tufello enorme, bellissimo, di Luca Maleonte, che viene, come dire, sembra mettere d'accordo tutti, perché è un personaggio che mette d'accordo tutti, ma io impongo comunque una figura, io passerò, è la vecchia storia, non dico nulla di nuovo, ma dov'è lo spazio di dissenso? È soltanto sui social, soltanto a chi è aperto solo a chi può accedere al Corriere della Sera e scrivere un editoriale? Non si sta trasformando la città in uno spazio pericolosamente non di dissenso, cioè dove lo spazio del dissenso non è più aperto alla comunità, cioè il dissenso è aperto all'artista che può prendere lo spray in mano e fare il murales. E la comunità dov'è? Mi fermo qui, ho detto un sacco di... È una domanda per voi, provocatoria, chiaramente. Ma dobbiamo rispondere no oppure sì, perché hai buttato giù delle bombe e andiamo avanti per un'altra oretta. Qualche altro minuto prendiamocelo, se no diventa una specie di commentino finale che non ci vogliamo assumere, insomma, quindi diciamo provate a dire la vostra, insomma, siete voi i protagonisti oggi. Ok, inizierei io perché la street art è ricorsa un paio di volte. Grazie Claudia per le riflessioni. Allora, il problema è considerare che l'opera di Luca Maleonte debba generare dissenso, che sia una protesta o che sia una cosa del genere. Quello è l'errore. Cioè, al di là del dibattito sul giornale, c'è un generalismo e una poca conoscenza, una scarsa conoscenza del fenomeno, insomma, straordinaria. Dunque, intendiamo pure che tutto ciò si chiami street art, ok? Che non è l'espressione giusta, perché in città, quando tu ci giri, vedi tre tipologie di cose, poi mille altre, però diciamo tre. Se vedi delle tag, dei throw up, dei flop, dei masterpieces, cioè le scritte sui muri, elaborate in un modo sapientemente legato al fenomeno del writing, quello è writing. Se vedi delle cose che sono principalmente, possono essere anche di pittura su piccole dimensioni, c'è un deposito di vernice su muro, mettiamola così, un segno che sia non scritte, non lettere elaborate, ma elementi figurativi, altri segni, altre cose, oppure stickers, wallpapers, cioè i poster, l'uso degli stencil, insomma questa roba qui, questa è street art. Almeno così detta da tanti in questo modo, no? Tutto ciò che vedi in strada che non è writing, qualcuno lo sintetizza così. Queste grandi dimensioni pittoriche, qualcuno le sta chiamando nuovo muralismo, neomuralismo, perché assimila il, diciamo, il concetto, o meglio, il tipo di realizzazione grande di opera sulla grande dimensione. Qualcun altro chiama anche l'opera di Luca Maleonte street art, ok? Non è un di cui, perché se c'è denotazione e connotazione su queste parole, finisce che si parla di street art, tu ti aspetti che ci sia una forma di protesta, un dissenso, poi è semplicemente un artista che sta facendo su una superficie autorizzata un'opera commissionata, che sono due dimensioni diverse, no? Cioè un conto è che ti do la libertà di farlo perché io proprietario pubblico o privato di una superficie gli dico ok dipingi, un conto è che ti dico cosa fare. Dunque, e quindi questa cosa poi non accade, non la trovo. Il fenomeno di cui stiamo parlando, diciamo, è un po' più giovane dello skateboarding che riassumeva cronostoricamente Luca Basilico, e invece il fenomeno di Federico Toso trascende proprio i secoli, no? Parliamo della scenica, della performance. Quindi, voglio dire, a più di 50 anni, no? Tutto questo ambardam di cui stiamo parlando, seppur con delle sfumature e degli aggiornamenti. Allora è vero che finisce questo fenomeno in una legge regionale pugliese o regionale del Lazio. È vero che finisce in discussione su tavoli dove ci sono, insomma, tanti decisori politici. È vero che finisce nelle ricerche delle più alte istituzioni culturali italiane, ma questo non ci deve assolutamente obbligare, ma neanche per un istante, a pensarla in maniera positivistica. Questo è il problema, è la sincronia, anzi la sincronia è il problema, la diacronia è la soluzione, cioè la tag non è la forma primitiva del murales autorizzato che è finalmente un segno di civilizzazione. Continuerà ad esistere con un refresh generazionale che Luca Basilico riferiva dei giovani skater che continuano ad aggiungersi alla scena locale, nazionale, internazionale, così come i performer, gli attori, gli artisti di strada, così come gli artisti urbani, intendendo i writers, gli street artisti o cos'altro, che avranno e renderanno il fenomeno una vivacità che non deve farci pensare che il punto di arrivo sia il muro autorizzato o che sia, perché quella è un'altra cosa, e ci sono artisti che attraversano le fasi contemporaneamente, sono, dico per dire, writers, street artisti e neomuralisti, utilizzo queste espressioni un po' così, e però lo spazio e il tempo di dissenso c'è tutto. Mi vengono in mente cose straordinarie, quando un collettivo come Guerrilla Spam, che io apprezzo tantissimo, va a fare un'opera, evidentemente fa un'opera di street art, diciamo di nuovo muralismo, anzi Guerrilla Spam, come dire, ha un ascendente nel muralismo storicizzato, quello politico, sociale, che insomma in misura maggiore di altri, ma quando fa un'opera del genere esprime un dissenso nei confronti di alcune cristallizzazioni storiche, politiche, sociali fortissimo, e le opere detonano, eppure lo fa su dei muri anche autorizzati, in progetti anche incorniciati da una rendicontazione contabile ad un'amministrazione pubblica che ti dà un rimborso, però con una condivisione sociale sia partecipata laddove ci sono le condizioni, ad esempio i laboratori di prossimità e cose del genere. Oppure con una restituzione al pubblico di elementi che la collettività già conosce, forse conosce per un certo verso, e allora Guerrilla Spam ti mostra le cose in un altro verso, quindi scoperchia anche delle cose. L'impertinenza che tu hai giustamente recuperato dalla mia espressione è da imprevista impertinenza, ma non è l'impertinenza del ragazzino, è la non pertinenza, cioè l'imprevedibilità di una azione che ti rende tutta la sua capacità creativa, ossia laterale se vogliamo, rispetto al normale uso, alle normali funzioni, alle normali relazioni tra elementi nello spazio pubblico. E la stessa espressione, chiudo, imprevista impertinenza, è sintetizzata nella parola inopinatum, che noi adoperiamo come paradigma, ed è prelevata da un'espressione dell'antichità, quando Frontone riferisce al suo pupillo Cicerone: quando esponi le tue arringhe, mi raccomando, usa verba inusitata quat atque insperata. utilizza delle espressioni che sono impreviste e impertinenti, altrimenti nella retorica linearità del tuo parlare, che è la retorica linearità della città, le tue espressioni non arrivano. Io, insomma, ci sarebbe un'altra ora, la costruiremo l'occasione per riprendere questi temi, anche per diciamo le questioni sollevate da Claudia, su cui anch'io avrei tanto da dire, insomma, posso solo rimandare, diciamo così, senza sembrare inopportuno, a un libricino che insomma, abbiamo fatto con tanti amici sul caso Geco, proprio per riflettere, diciamo, se l'arte va sempre autorizzata o meno, se ci sono luoghi deputati o non ci sono, se questi luoghi deputati rischiano di diventare, come dire, degli zoo, dei recinti, no? Un pochino troppo asfissianti o meno. Sul tema del museo, diciamo, io ne ho inventati alcuni e ne ho diretti altri, l'ho sempre fatto forzando questa cornice, rendendola più porosa possibile, ma soprattutto cercando di farla vedere, cioè addirittura costruendo ed esplicitando in partenza le regole del gioco. Cioè, in questo museo si gioca così, 2 punti, ci sono le stanze, ognuno può entrare per questo tempo, in questo... Cioè, come dire, quando è così forzato e così dichiarato, sto dicendo banalmente che è uno dei possibili giochi, no? E non è il gioco a cui tutti ci dobbiamo uniformare, no? Adesso, per esempio, se il macro asilo avesse continuato la sua esperienza, io avrei introdotto una stanza, perché avevo temporaneamente sospeso le mostre, proprio per, diciamo, aumentare la dinamicità e la porosità del museo, per accogliere più proposte, l'alto, il basso, mescolarlo, eccetera. Diciamo che in questa nuova sala avrei, che chiamavo la sala delle mostre, anzi delle exposizioni, con la ex che diceva che erano fluide anch'esse, in realtà questa macchina delle mostre ne avrebbe ospitate 4-5 alla volta, con curatori differenti, con principi differenti, no? Questo proprio per far emergere, attraverso come dire, lo stridere dei criteri di ciascuna mostra non dichiarati, la cornice, no? Perché la cornice va dichiarata, va fatta vedere, no? Cioè, si deve capire che c'è, ma si deve anche dire che non è una gabbia, che è una delle possibilità di gioco, e abbiamo anche la possibilità di giocare fuori da quella cornice con altre cornici. Io credo che sia interessantissimo adesso ragionare sul fatto che, se uno volesse fare la storia della street art, passatemi il termine per generalizzare, degli ultimi 10 anni solo a Roma, alla fine bisognerebbe fare la storia della committenza, no? La storia delle cornici, la storia di chi, no? ha invitato gli artisti di qua e di là, e magari queste cornici sono molto diverse, partono da principi anche a volte lontani tra di loro, ma magari ospitano gli stessi artisti che sono entrati con il loro quadro in quelle cornici, no? Quindi il discorso, diciamo, è estremamente interessante e complesso e va fatto. Credo che una chiave per non essere, come dire, anche come un museo, una cornice schiacciante, no? È quella sempre di sottolineare, di mettere le virgolette, cioè, lo dicevo anche nella lezione precedente, cioè di avere un approccio metalinguistico, no? Cioè, noi parliamo delle cose che facciamo, magari anche quando le facciamo con convinzione ci mettiamo le virgolette, così insomma tutti gli altri sanno che non stiamo parlando della verità e del mondo, ma solo di un punto di vista. Ecco, io mi fermerei qui, ma darei l'ultimo giro, non so se a Federico e Luca, così, perché sono rimasti pietrificati, spero. Non da... Io una parola ce l'ho, però rispetto il turno, vai Luca, se vuoi dire qualcosina. No. Mi trovo, benché con le specificità dello skateboarding, mi trovo in linea con quanto Luca, tra pertinenza e impertinenza, quanto Luca ha esposto poco fa. Quindi non andrei troppo oltre, anche perché veramente si aprirebbe un capitolo infinito di tra chi è protagonista, chi è spettatore, come il nostro dovere sia quello di trasformare sempre più spettatori in protagonisti per aumentare l'accettazione, la comprensione del fenomeno e il cambiamento più ampio della società, nel senso in cui a noi pare auspicabile, che poi è sempre un punto di vista, però andiamo sul lungo qua. Invece io per prendere la provocazione di Claudia dico, vabbè, sicuramente l'etica è fondamentale. Noi ad esempio un codice etico ce l'abbiamo dell'artista di strada, lo si trova nel sito internet, ma anche parlando con gli altri due Luca, esiste un'etica nativa e non va confusa ad esempio comportamento artistico con comportamenti che non hanno niente a che vedere con l'artistico, come può essere un abusivismo o uno sfruttare, ma io prima l'ho citato, nel senso, esiste un abuso della città anche da parte degli artisti. L'altra cosa invece sul dissenso, io non ci avrei proprio paura che il dissenso sparisca, perché il dissenso non è legato alla cornice, il dissenso è legato a, come dire, se vuoi appiattire il dissenso devi creare un benessere diffuso, talmente diffuso che andrebbe in contraddizione con il nostro sistema economico, quindi non c'è dubbio che il nostro sistema non ce la può fare e il dissenso never died. Se mi permettete la battuta, dissenso never died. Ci sarà sempre qualcosa che si inventerà per essere dire non so, io non sono questo, sono altro. Mi sembra un'ottima conclusione, non so se anche Luca Borriello è d'accordo, ma insomma siamo con mezz'ora, ci siamo presi mezz'ora in più e devo dire è fatta tutta, quindi veramente un grazie enorme per queste 2 ore di incontro, e spero di avere presto un'ulteriore occasione, insomma, quindi grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. Domenica, ciao. Ciao. Ciao.